Il film si apre a Rio de Janeiro, in Brasile, dove il nostro personaggio principale Arthur Bishop vive pacificamente cercando di dimenticare la sua vita passata da sicario. Si scopre che ha simulato la propria morte e ha persino cambiato la sua identità per rimanere anonimo. Arthur vive su uno yacht in una bellissima zona turistica in riva al mare. Ogni mattina si sveglia, si gode il caffè mentre ascolta la sua musica preferita e poi esce per fare jogging. Per precauzione, ha piazzato una bomba sulla barca per scoraggiare potenziali ladri. Un giorno, Arthur si reca in un ristorante familiare con vista sul mare dove lo conoscono tutti, ma non appena si siede una ragazza a caso di nome René gli si avvicina, affermando che lo stava cercando da molto tempo. Spiega che lavora per un boss pericoloso che vuole che Arthur elimini con discrezione tre dei suoi nemici, facendo sembrare naturale la loro morte. Questo ovviamente lascia perplesso Arthur, che cerca di andarsene, ma René minaccia di esporre la sua posizione se non accetta. Arthur scansiona quindi l'area e nota che non è sola, perché ci sono diversi scagnozzi con armi diverse. Quando René cerca di fargli una foto, lui invece le scatta velocemente una foto prima, cogliendola alla sprovvista. Le cose si intensificano e la ragazza estrae una pistola, ma prima che possa usarla Arthur spinge il tavolo verso di lei limitando i suoi movimenti. Tutti gli scagnozzi attaccano quindi Arthur allo stesso tempo, ma essendo lui il protagonista li batte tutti senza nemmeno sudare. Sentendosi in inferiorità numerica, coglie quindi un'opportunità per scappare saltando sul tetto di una funivia di passaggio. Tuttavia, René e i suoi uomini lo seguono, cercando di sparargli contro. René tenta persino di arrampicarsi per raggiungerlo, ma prima che possa farlo Arthur decide di fare un audace salto sul dorso di un deltaplano per sfuggire con successo ai suoi inseguitori. Quando cala la notte torna alla sua barca, solo per trovare uomini sospetti che la ispezionano. Questo lo spinge ad attivare le bombe che aveva posizionato strategicamente per le emergenze. Di conseguenza, il costoso yacht esplode e le minacce vengono immediatamente eliminate. Successivamente, Arthur si dirige verso un vecchio contenitore dove ha nascosto le sue armi e gli strumenti, compresi passaporti falsi e telefoni cellulari. Porta quindi con sé dei soldi e si trasferisce in un'isola sperduta in Thailandia. Lì, si riunisce con la sua amica May, che generosamente gli permette di rimanere nella sua vecchia capanna che è rimasta intatta da anni. Dopo che May se ne va, Arthur entra nella sua stanza e apre una parte del pavimento in legno, sotto il quale ha nascosto altre armi e strumenti. Determinato a proteggersi e scoprire di più su René, inizia a indagare su di lei attraverso un sistema segreto. Subito dopo carica la foto di René che ha scattato in precedenza e scopre i suoi legami con un pericoloso criminale di nome Crane, qualcuno con cui Arthur ha una storia oscura. Il giorno seguente, una bellissima donna di nome Gina entra nella località balneare di May, alla ricerca di un kit di pronto soccorso per i suoi lividi. May nota le ferite e chiede informazioni su di loro, ma Gina non dice una parola e se ne va. Quella notte, May sente arrivare delle urla da una barca vicina e vede Gina che viene maltrattata violentemente da un uomo di nome Frank. Preoccupata per la sua sicurezza, May si precipita da Arthur per chiedere aiuto, anche se è riluttante a farsi coinvolgere. Provando però un senso di responsabilità nei confronti di May, dà un'occhiata all'incidente attraverso il suo binocolo e si dirige verso la barca. Nonostante il suo tentativo di ragionare con Frank, quest'ultimo cerca di usare un'arma e ne consegue un alterco fisico. Alla fine, Frank colpisce accidentalmente la testa su un palo di metallo e muore sul colpo. Quando Gina vede il corpo senza vita, sviene. May riesce a portarla sana e salva alla riva, mentre Arthur perquisisce la barca. Con sua sorpresa scopre una pistola, il passaporto di Gina e un telefono che include una sua foto. Innervosito dalla scoperta, Arthur dà fuoco alla barca e torna alla capanna. Dopo questo sveglia con rabbia Gina e dopo aver mostrato la foto la affronta sul suo legame con Crane. Inizialmente, si rifiuta di dire qualsiasi cosa, ma quando Arthur le punta contro una pistola ammette che è stata ricattata per lavorare per Crane, che ha qualcosa di significativo su di lei. In seguito, Gina rivela che gestiva un rifugio per le vittime della tratta di esseri umani in Cambogia. La vita era abbastanza normale e piacevole, ma tutto è cambiato un giorno quando gli scagnozzi di Crane hanno ucciso uno dei membri del suo staff. Essi hanno poi costretto Gina ad accettare la missione e hanno minacciato di fare del male ai bambini affidati alle sue cure. Il giorno successivo, Arthur nota una barca nelle vicinanze con alcuni uomini che osservano la riva. Sospetta che devono essere stati inviati da Crane per tenere d'occhio la missione di Gina. Per non creare sospetti, Arthur e Gina fingono di essere una coppia impegnandosi nelle usanze tradizionali thailandesi. Con il passare della serata, Gina si scusa con Arthur per averlo incastrato nella sua pericolosa vita. Allo stesso tempo, Arthur condivide la sua storia dolorosa, rivelando che è stato un orfano venduto a un gangster che addestrava bambini soldato. Dice che Crane era con lui durante quei tempi bui, ed erano molto vicini l'uno all'altro. Purtroppo,
Quando il gioco si è fatto duro, Arthur è fuggito dalla scena lasciando dietro di sé il suo amico. Arthur crede che questo sia il motivo per cui Crane sta cercando di vendicarsi contro di lui. Mentre i due continuano a condividere le loro storie di vita, il loro legame si rafforza e finiscono per passare la notte insieme. Dopo aver rassicurato Gina sulla sua sicurezza, Arthur rivela il suo piano per abbattere Crane e promette di non eseguire le 3 uccisioni come richiesto, perché vuole solo eliminare lo stesso Crane. Con un gesto accorato, dona a Gina l'orologio di suo padre, un prezioso ricordo del suo passato e le chiede di prendersene cura fino al suo ritorno. I loro piani prendono però una svolta improvvisa quando un gruppo di poliziotti arriva improvvisamente in spiaggia e uno di loro viene identificato come un uomo di Crane. Arthur cerca di respingerli, ma questa volta è sopraffatto e alla fine Gina viene rapita. Per salvarla accetta di incontrarsi con Crane e finalmente si trovano faccia a faccia dopo molti anni. Il cattivo poi dà ad Arthur un ultimatum scoraggiante, dicendogli che per liberare Gina dovrà eseguire 3 uccisioni facendole sembrare naturali. Il primo obiettivo è Krill, un famigerato trafficante d'armi imprigionato in Malesia sotto stretta sorveglianza. Per prepararsi, Arthur ottiene degli esplosivi travestiti da gomma da masticare, un repellente per squali in un barattolo di crema per la pelle e una capsula nascosta in una sigaretta. Crea anche un documento d'identità falso e assume le sembianze di un criminale ricercato. Dopo, mentre cammina per le strade della Malesia, gli agenti di polizia lo prendono in custodia e lo mandano in prigione. Una volta all'interno della prigione malese, Arthur raccoglie informazioni su Krill e scopre che i suoi scagnozzi lo pedinano costantemente a causa delle numerose minacce alla sua vita. Arthur ruba quindi abilmente un coltello da un prigioniero durante l'ora di pranzo e successivamente interviene quando un ex scagnozzo tenta di assassinare Krill salvandogli la vita. Impressionato dalle sue azioni, Krill lo invita a cena, accettando di lasciare fuori i suoi uomini. Arthur sfrutta appieno questa opportunità e uccide Krill, per poi mettere in scena il tutto come se l'uomo avesse commesso l'impensabile. Per scappare Arthur distrae gli uomini di Krill, dicendo di non disturbare il loro capo mentre sta pregando. Lui accende quindi l'allarme di sicurezza e crea un buco nel muro della prigione con le gomme esplosive che ha portato. Ingoia anche la pillola di tracciamento data da Crane e usa il repellente per squali per saltare in acqua inosservato. Dopo essere sfuggito con successo alla cattura, si ricongiunge con gli uomini di Crane su un peschereccio, che aspettavano il suo arrivo in mezzo all'oceano. Nella scena successiva, Crane fornisce una prova video della sicurezza di Gina e assegna il prossimo obiettivo, Adrian Cook, un trafficante di esseri umani in Australia. Lui gli fornisce anche un limite di tempo di 36 ore per eliminare il bersaglio. Senza perdere tempo, Arthur conduce un'accurata sorveglianza e scopre che l'attico di Cook è fortemente fortificato, ad eccezione di una piscina a sbalzo che si estende sulle strade. Arthur escogita quindi un piano per infiltrarsi nell'attico di Cook dal basso. Per questo, si traveste da milionario e fissa un incontro con l'agente immobiliare dell'edificio. Arthur finge di essere interessato all'acquisto di un appartamento, che è proprio sotto l'attico di Cook, e quando l'agente immobiliare è distratto fa una copia delle chiavi. Il giorno seguente, travestito da tecnico professionista, Arthur parte per la sua missione. Usando la sua chiave duplicata, ottiene l'accesso all'appartamento mostrato dall'agente immobiliare prima e apre una finestra di vetro per arrampicarsi fino alla piscina. Poco dopo arriva sotto essa, pratica un buco e vi posiziona uno speciale esplosivo. Allo stesso tempo Cook salta in piscina per nuotare regolarmente. All'improvviso vede Arthur, ma prima che possa chiedere aiuto il vetro si rompe, provocando la sua morte. Nel frattempo, Crane assiste all'incidente al telegiornale e sorride, apprezzando il genio di Arthur. Più tardi, durante una videochiamata, Gina fornisce abilmente ad Arthur informazioni sul numero dello scafo della barca in cui è catturata posizionandosi vicino a una finestra. Quest'ultimo chiama quindi la compagnia nautica e ne rintraccia la posizione utilizzando il numero. Dopo aver ottenuto la posizione esatta, noleggia un elicottero e vola lì, portando una borsa con l'attrezzatura. Nella scena successiva, Arthur entra furtivamente nella barca e uccide le guardie una per una. Tuttavia, alla fine viene catturato mentre cerca di salvare Gina. Dopo un po', Crane arriva e lo avverte di non provarci mai più, perché se lo farà Gina verrà immediatamente uccisa. Successivamente, ad Arthur viene assegnato il suo obiettivo finale, Max Adams, un trafficante d'armi americano con una fortezza. Dopo un po' di ricerche, il nostro eroe scopre che Crane sta usando queste uccisioni per eliminare la sua concorrenza nel commercio di armi, spingendo Arthur ad avere dubbi sulla missione. Nonostante questo, procede con il suo piano. Arthur spara da lontano a una delle guardie di Adams e poi si nasconde in un elicottero di emergenza per raggiungere la sua fortezza. Dentro, disattiva le telecamere di sicurezza con un jammer e abbatte abilmente le guardie. Mentre l'edificio va in massima allerta, Adams viene scortato nella sua stanza del panico, ma Arthur li ritarda manomettendo l'ascensore.
Sorprendentemente, quando Adams raggiunge la sua stanza, Arthur, che è già dentro, propone un'alleanza per abbattere Crane. In qualche modo convince Adams a collaborare, e iniziano il loro piano fingendo la sua morte. Qualche tempo dopo, mentre Adams sta ispezionando i suoi sottomarini, una bomba ben pianificata esplode facendolo annegare. Fortunatamente, Arthur è preparato sott'acqua e arriva rapidamente a salvare Adams. Condividendo una bombola di ossigeno, lo guida in sicurezza lontano dall'esplosione alla spiaggia più vicina. Nel frattempo, Crane assiste all'incidente in televisione e le notizie dichiarano che Adams è stato sepolto sott'acqua a causa dell'esplosione. In seguito, Arthur contatta Crane al telefono, rivendicando la responsabilità per la terza uccisione. Crane rimane però dubbioso finché non vede prove concrete della morte di Adams e chiede di vedere il cadavere del suo bersaglio. In risposta, Arthur esorta Crane a visitare il sottomarino di Adam e trovargli il suo cadavere. Ansioso di confermare l'uccisione, Crane ordina ai suoi uomini di localizzare il corpo di Adams e di prendersi cura di Arthur una volta per tutte. Prima che possano però raggiungere il suddetto luogo, Arthur piazza una serie di trappole letali. Mentre gli scagnozzi di Crane scendono uno per uno, si ritrovano a cadere nelle trappole o diventano vittime dell'approccio furtivo di Arthur. Con il passare dei minuti, Crane si rende sempre più conto che Arthur rappresenta una minaccia significativa per i suoi piani. Rendendosi conto di essere il prossimo obiettivo, Crane ricorre all'uso di Gina come esca, mettendola fuori sulla barca per attirare Arthur. Mentre il nostro eroe si avvicina sott'acqua, nota Gina in piedi vicino all'eliporto. Lancia quindi uno spietato assalto alle guardie di Crane, uccidendole una per una. Anche Gina cerca di aiutare, ma si infortuna durante la colluttazione. Vedendo questo, Arthur la mette rapidamente al sicuro in una capsula di rilascio di emergenza per garantire la sua sicurezza. Dopo questo, elimina tutti gli scagnozzi di Crane e finalmente lo affronta in una brutale resa dei conti corpo a corpo. Rendendosi conto che tutti i suoi uomini sono morti, Crane attiva rapidamente la bomba nella barca. A seguito di ciò, segue una lotta tesa tra i due, ma Arthur prende rapidamente il sopravvento e lega Crane alla barca con la catena dell'ancora. Tuttavia, dopo pochi secondi, la barca esplode, apparentemente uccidendoli entrambi. Da lontano Gina osserva disperata, credendo che Arthur si sia sacrificato per abbattere Crane. Con il cuore spezzato torna poi in Cambogia con i bambini, cercando conforto nel suo lavoro. I giorni si trasformano in mesi e Gina oramai ha superato l'incidente, ma una mattina Arthur si presenta dal nulla. Sembra che stia completamente bene, cogliendo Gina di sorpresa. Nel frattempo, Adams indaga sui resti della barca di Crane e svela l'ingegnoso piano che ha permesso la fuga di Arthur. Trova prove video di una campana subacquea, una camera contenente aria intrappolata che ha permesso ad Arthur di sopravvivere all'esplosione. Impressionato dalla sua intraprendenza, Adams decide di eliminare il filmato di sicurezza per salvaguardare il futuro di Arthur. Il film si conclude con la sopravvivenza di Arthur che rimane un segreto gelosamente custodito. Lui e Gina sono finalmente liberi dalla presa di Crane, e la loro riunione segna un nuovo capitolo della loro vita, pieno di speranza e la promessa di un futuro più luminoso. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!